Era il 1958, la settimana prima del mio 14° compleanno. Un amico dei miei fratelli mi chiede se ero interessato ad andare a lavorare il carrozziere. Mamma mia, il carrozziere. Qui anni là, quando si parlava di macchine, era qualcosa di eccezionale. Guarda che il padrone mi ha detto che se tu sei interessato ti regala la bicicletta. Arrivo in questa carrozzeria, che per me era già una officina abbastanza grande, ma in realtà era molto piccola. Subito mi fanno capire che c'è da lavorare. Io ero entusiasta, però dice c'è il problema della bicicletta. Dico perché? Ecco, questa è la bicicletta. Bicicletta. Era molto grande questa bicicletta. Io avevo capito subito che non sarei arrivato sopra la bicicletta. Poi io mi faccio coraggio, dico, dai, faccio vedere io come si fa. Mi metto di traverso. E parto. E così, per 2 o 3 anni, sono andato a lavorare in bicicletta a Mordise, 18 km andata, 18 km di ritorno, sotto il ferro. Lavorare in un'automobile da un paese di campagna, che macchine non ce n'erano, era una cosa meravigliosa, incredibile. E poi c'era anche la mia famiglia, che era molto povera, e avrei dato una mano. A me mi piaceva raddrizzare le macchine, raddrizzare le macchine. Cioè, pensare che una macchina accidentata, che perdeva tutta la sua estetica, tutta la sua sicurezza, e poter mettere le mani e poterla ripristinare per dare al cliente anche il piacere di possedere di nuovo una macchina. Quando mi mancava un attrezzo, lo si cercava nel mercato, lo si faceva. Bisogna inventarsi in quel momento quello che c'era bisogno per fare. Ecco, tutto questo a me mi piaceva tantissimo. Quel tipo là, chi sapeva lavorare, se lo teneva quasi sempre per sé. A mangiare, c'era un'ora e mezza di riposo, e io nel frattempo correvo subito in officina a lavorare e provavo a fare le prime cose, saldare quel cannello, o ravvisare qualche pezzo, o montare e smontare qualche porta. Sapevo che il mio capo officina mi avrebbe preso a calci nel culo. Io gli dicevo sempre, guarda, inutile che tu mi picchi, perché tanto io domani comunque ci provo di nuovo. Ma dovevo fare, dovevo provare, dovevo cercare, dovevo vedere. Mi interessava sempre capire, ero molto curioso. I miei secondi titolari non capivano che bisognava attrezzarsi. E a quel punto mi sono rivolto al mio titolare e gli ho detto, guarda che se tu non ti attrezzi, io o cambio padrone o mi metto in proprio. Non si può progredire usando tutti i giorni le stesse attrezzature che stai usando da 50 anni. Non avevo neanche pensato delle conseguenze e delle difficoltà che ci sarebbero state a prendere questa decisione, però ero deciso. La cosa che ho fatto subito, comprare attrezzi. Comprare attrezzature subito. Tutto quello che io sapevo che c'era nel mercato, l'ho comprato subito. E ho capito che avevo anche questa attitudine di creare altre attrezzature. E ogni volta che creavo un'attrezzatura, non lo facevo mai solo per me, ma lo facevo già l'idea di venderlo. E doveva essere a un prezzo competitivo di mercato. Per me marketing è conoscere i bisogni della gente, conoscere i bisogni dei clienti. Su questo siamo arrivati oggi a offrire una carrozzeria ai nostri clienti del mondo a 360 gradi. Noi facciamo tutto quello che serve per una carrozzeria. Questa è diventata oggi la Spanesi S.p.A.
perché la nostra è una missione, perché abbiamo combattuto contro il sistema in tutte le direzioni, pensando solo e esclusivamente all'interesse del carrozziere, che questo potesse fare meno fatica, lavorare meglio e riparare le macchine e che queste fossero sicure. Questa è la nostra missione, questo deve essere il nostro futuro. Vogliamo che tutti i carrozzieri del mondo usino la nostra attrezzatura, perché sono sicuro che usando la nostra attrezzatura sono felici. Sono felice.